Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. L'Alter Rebbe aveva spiegato precedentemente che il digiuno non è parte integrale della Teshuvah, però è necessario al posto del sacrificio che oggi non possiamo più fare perché non abbiamo un santuario. E dunque anche per le trasgressioni più lievi, che non ci sono afflizioni, non c'è pena di morte, non c'è una scissione dell'anima del popolo ebraico, comunque è necessario digiunare per essere ben voluti a Dio come prima del peccato. Ora l'Alter Rebbe continua, siamo nel terzo capitolo, l'Alter Rebbe dice: i saggi del Mussar hanno discusso tra di loro, per esempio, se uno per esempio ha fatto lo stesso peccato più volte. Se c'è chi dice che siccome hai fatto lo stesso peccato più volte, devi digiunare il numero di digiuni per quel peccato lì moltiplicato per le volte che hai ripetuto il peccato, per esempio uno che fa uscire da seme in vano, il numero di digiuni che deve fare, che c'è scritto nel Tikkuni Teshuva della Rizal, sono 84 digiuni, e se uno ha peccato questo 10 o 20 volte deve moltiplicare 84 per 10 o per 20. E questo è simile al sacrificio di Chatat, che il sacrificio di Chatat si portava per ogni volta che uno peccava, per ogni violazione si portava un altro sacrificio di Chatat. Ci sono altri saggi invece che paragonano questo concetto al sacrificio di Olah, che l'Olah veniva per una mitzvah positiva che uno ha omesso, mentre Chatat veniva per una mitzvah negativa. E dunque, se uno ha omesso tante mitzvot positive, si viene perdonato con un sacrificio, come spiegato in Talmud nel primo capitolo del trattato di Zevachim. Siccome c'è discussione tra i saggi, cioè di chi dice devi fare il numero dei digiuni moltiplicato per le volte del peccato, c'è chi dice no, basta una volta, c'è la mediazione che è accettata di queste due opinioni, c'è la mediazione di digiunare tre volte. Per cui se uno ha peccato 10 volte lo stesso peccato, fa, per esempio il seme in vano, fa, posso fare 84 per 10, 840, fa 84 per 3, 252. Il motivo perché bisogna digiunare tre volte è basato su quello che c'è scritto nello Sacro Zohar. Nello Sacro Zohar, alla fine della parasha di Noè, di Noach, c'è scritto: siccome ha peccato l'uomo davanti a Dio prima volta, fa una macchia. La seconda volta la macchia diventa ancora più grande. La terza volta la macchia si espande dappertutto. Ma siccome le prime tre volte che uno pecca c'è un effetto spirituale diverso, per questo se uno ha peccato più volte deve digiunare almeno tre volte, e dunque moltiplicare 84 per 3, oppure il numero di peccati per quel peccato specifico per 3. Se uno si è arrabbiato tre volte sono 453 digiuni. Bisogna stare attenti qui. Allora, shalom a tutti.